grandissima vittoria oggi qui alla Dacia Arena. Sì, ci tenevamo a ripartire come avevamo finito. Avevamo fatto un gran girone di andata e questo gruppo ha dimostrato l'umiltà e la voglia di riconfermarsi e siamo partiti molto bene. Iniziata subito bene la partita con quel rigore, come hai visto l'episodio, poi la tua freddezza anche dal dischetto. Ma dal vivo sembrava netto, poi è normale con questo fatto che c'è la VAR, c'è sempre un po' di ansia, quindi è stato bravo l'arbitro che è andato a rivedere, alla fine è stato bravo anche Gervini a procurarsi. Siete stati bravi anche a ribaltare nuovamente la partita, non era facile in trasferta dopo questo vantaggio, come l'avete vissuto? Questo secondo tempo molto intenso. Ma è stata una partita che secondo me il primo tempo abbiamo fatto meglio del secondo, però è normale, la prima partita non puoi avere tanta intensità. E siamo stati bravi a ribaltarla, come hai detto tu, però questo gruppo secondo me si vede dalla compattezza e dalla coesione che tutte 11 persone corrono in mezzo al campo e danno l'anima, quindi questo sicuramente porta dei risultati. Siete a più 15 per il momento, dalla zona retrocessione iniziate a fare dei calcoli oppure no? No, sicuramente abbiamo un grande margine di vantaggio, però il girone di ritorno anche l'Udinese si è rinforzata, tutte le squadre inseguitrici si sono rinforzate, quindi dobbiamo stare coi piedi per terra e cercare di arrivare quanto prima. Le prese le date come sempre, dimostrando anche molta molta tecnica, qualità nella giocata oltre che quantità. È il tuo momento migliore. No, io ho sempre giocato in questa maniera, solo che magari stando in una piazza come Parma e facendo questi risultati ha tutto un po' più risonanza. Poi è normale, ho un tipo di gioco che basa molto sulla corsa e sulla lotta. È normale che davanti alla porta magari perdi un po' di lucidità certe volte. Per adesso sono stato bravo a capitalizzare quelle poche occasioni che mi si sono state create, però ho sempre giocato in queste squadre e credo sia il mio habitat naturale. Senti, con Gervinho, l'intesa sta crescendo, siete devastanti. Sì, riusciamo a sfruttare al massimo le nostre caratteristiche, però ci riusciamo anche perché siamo noi prima da attaccanti ad abbassarci e quindi a lasciarci campo per attaccare dopo, quindi credo che non siano cose venute a caso, ma cose studiate e lavorate. Hai detto prima, questo è il mio habitat. Secondo me ti sminuisci un po' perché comunque secondo me è il tuo momento migliore, sei in una forma eccellente. È il tuo habitat anche per l'anno prossimo, per i prossimi anni, perché De Laurentiis ha detto che costi un'ottantina di milioni. No, io è il mio habitat, nel senso che ho sempre giocato per queste squadre ed ho un ruolo principale perché non posso aspettare lì davanti la porta la palla e aspettare che mi arriva la palla per far gol. Se vuoi giocare per salvarti e ottenere dei risultati, devi correre, devi menare. Quando ti arriva la palla, devi essere lucido. Poi è normale, voglio crescere anche io e spero un giorno di riuscirci. Ecco, ci pensi un po' alla nazionale? È normale che ci penso, anche perché ci sono parecchi giocatori che bene o male siamo tutti allo stesso livello, non c'è uno che a parte Immobile, non c'è uno che sta eccedendo, quindi ci penso. Domani immagino guarderete un po' di partite, poi c'è la SPAL, un altro scontro diretto. Co cosa vi aspettate? La prepareremo come tutte le altre partite, sarà un altro, come detto tu, un altro scontro diretto, però ce lo giochiamo un po' più tranquilli perché dopo il risultato di stasera veramente possiamo stare un po' più sereni. Sicuramente cercheremo di imporre il nostro gioco in casa e di riuscire a portare la vittoria.